Qualcuno mi spiega cosa sta succedendo? Chi erano quei mercenari? Erano armati fino ai denti e usavano una vette SSC. Non lo so, mai visti prima d'ora. Non so come hai fatto a sopravvivere. Avevano armi, granate e tutti quei droni. Tranquilla, parlerò con il comandante Bailey dell'SSC e mi farò spiegare tutto. Ok, mi sembra... Ehi! Così chiunque contatti diventerebbe un bersaglio, no? Ha ragione, Shepard. Prima dobbiamo saperne di più. Va bene. Per ora ci arrangeremo. Giusto. Sì. Per conto nostro. Sopra la legge. Ok. Bene. Brooks, la faccenda è molto seria. Ce la fai a mantenere la calma finché non ci avremo capito qualcosa? Hanno detto che il Medigel può rendermi nervosa. E considerato che di solito lavoro dietro a una scrivania... Come sei finita in questa storia? Mi occupo di sicurezza informatica per l'intelligence dell'Alleanza. Per esempio, vedo se l'ID di un ammiraglio viene usato in un locale della cittadella quando invece dovrebbe trovarsi su Tuchanka. Ho scritto un programma apposito, molto efficace. L'ho chiamato Pasticcino, come il mio gatto. Brooks. Ok, scusa. Pasticci... Il mio programma ha rilevato una falla nei tuoi dossier riservati. Tutti i tuoi dati sono stati compromessi. Informazioni personali, rapporti di missione, tutto. E da quando gli hacker scendono in campo con armi pesanti? Pensa a cosa si potrebbe fare con i codici d'accesso militari di Shepard, di uno spettro. Ecco perché vogliono ucciderti, Shepard. Faranno di tutto per riuscirci. Ok, scopriamo chi sono e rendiamoli inoffensivi. Suggerimenti? Forse. La pistola che hai preso. È piccola, ma potentissima. Mai visto niente del genere. È vero. Proverò a raccogliere qualche informazione. Provaci pure, ma ti avverto. Io stessa non ho trovato niente e ho indagato piuttosto a fondo. Senza dubbio. Glifo? Avvio subito la ricerca in questione, dottoressa. Grazie. Bene, Liara è all'opera. E il resto dell'equipaggio? Sì, quel branco di fannulloni. Joker, ti sei dato da fare? Ho portato un po' di gente che non ha paura di morire. Permesso di salire a bordo, Shepard? Ok. Appena avremo chiuso questa storia, mi spiegherai perché continui ad usarmi come esca. Come va, comandante? Per fortuna abbiamo Liara. È la massima esperta nel trovare i proverbiali aghi nel pagliaio. Ehi, Shepard. Forte avere una guardia del corpo Krogan, eh? Anch'io avevo un amico così. Beh, non eravamo proprio amici. Era un prigioniero che ci aiutò a... Ah, lunga storia. Carina la Brooks, comunque. Che sia sul mercato. Shepard. L'attacco al ristorante è su tutti i notiziari. Le uniche vittime si segnalano tra la popolazione ittica. Salve, Shepard. Per fortuna sei scampata a quell'imboscata. È stata una vera trappola. Così impari. Mai uscire a cena con Joker. Finisce sempre male. Per fortuna stai bene, Shepard. Per fortuna stai bene, Shepard. Shepard, ho scoperto qualcosa. Quando vuoi possiamo riunire la squadra. Mi toccherà fare rapporto sul mio ferimento in azione. Spero non sia troppo complicato. Usa i nostri moduli precompilati. Per voi è ordinaria amministrazione. Ci sono novità. Vuoi che organizzi subito un briefing? Procediamo. Abbiamo una pista. Grazie alle mie fonti ho ricostruito la storia dell'arma. Sono arrivata a Elijah Khan, proprietario di un casinò. È sospettato di investire i profitti nel contrabbando di armi. Subito dopo l'agguato a Shepard, Khan ha fatto una chiamata interessante. Sei fuori. Riavrai indietro il tuo anticipo. Qual è il problema?
Qual è il problema? Se vendo un'arma, poi non voglio vederla su tutti i notiziari. Non ti collegheranno a me. Basta. La nostra società è sciolta. Prova a farti rivedere e giuro che anche tu finirai su tutti i notiziari. Pensaci bene. Khan, chiudo. Ecco la nostra ladra d'identità. Deve avere un ID contraffatto. Sono sistemi difficili da aggirare. Hai scoperto qualcosa sui mercenari che ci hanno attaccati? È una corporazione militare privata chiamata CAT-6. Ricordo che CAT-6 è la sigla che l'Alleanza assegna ai congedi con disonore. Molti hanno accuse pendenti, storie di abuso di steroidi e altre qualità simili. Presumo a soldati dalla ladra, non da Khan. Quella era un'intercettazione in piena regola. Come l'hai avuta? Grazie ai dati biometrici dell'arma, all'intelligence Salarian e una prostituta Anar con telecamere nascoste. Davvero? No, la verità è più noiosa. Khan non sembrava in buoni rapporti con quella persona. Forse può dirci qualcosa di più. Non sarà facile convincerlo a parlare. Appena ti vedrà, penserà che tu voglia vendicarti dell'agguato. Il casinò ha un rifugio segreto. Immagino si sia chiuso là dentro. Ada può aiutarci ad accedervi, ma guardie e telecamere complicano le cose. Sì, Khan potrebbe sparire. O peggio. E una sparatoria potrebbe causare parecchie vittime. Tra cui... me. Ha ragione. Non possiamo spaventarlo. Approccio furtivo, pochi elementi, niente armi. Dottoressa, stasera al casinò è in programma una raccolta fondi per i profughi di guerra. Compra dei biglietti, Glifo. Poi visualizza la pianta dell'edificio. Perfetto. Fin dove possiamo arrivare? Di solito quei rifugi non hanno una porta sul retro. Questo condotto oltrepassa il varco di sicurezza e termina nel magazzino. Da lì è possibile disattivare la telecamera sul rifugio. Troppo facile. Il condotto sarà pieno di allarmi. Ho in mente alcune contromisure che potrebbero aiutarci. Ne saprò di più quando entreremo. Chi accederà al condotto? Occorre una corporatura minuta. Non guardate me. Ho mangiato troppe cosce di Barren arrosto. La mia presenza nel casinò desterebbe sospetti. I provvedimenti antifrode impediscono l'accesso ai mech. Serve qualcuno che sappia usare equipaggiamento stealth. Niente elettronica, niente metalli. Solo polimeri non rilevabili. A un corso d'aggiornamento ho dovuto disinnescare una bomba con un paio di pinzette. E la bomba era piena di schiuma da barba. Ok, ci andrai tu. Cosa? No! Cosa? L'hai detto tu. Noi daremo troppo nell'occhio. Ma mi hanno sparato addosso solo per averti parlato. Figurati se riuscirei a entrare in un rifugio come quello. Ti aiuteremo noi. Se finisci nei guai, arriveremo subito in tuo soccorso. Detto questo, c'è un ultimo problema da prendere in considerazione. Sarebbe a dire? Obbligo di abiti formali. Stasera stai benissimo. Fascino letale? Speriamo di no. Allora io entro nel condotto. Speriamo bene. Liara, che mi dici? La sorveglianza di Khan è molto rigida. Consiglio di confondersi tra la folla. Ok, Liara. Debuttiamo nell'alta società. Elspeth Marain, candidata al consiglio cittadino dell'agglomerato Zakera. Lei è residente? Io... In che rapporti è con Khan, di preciso? Finanzia la mia campagna elettorale. Capisco. Fossi lei mi informerei meglio su di lui. Vuol dire... Più di quanto possa immaginare. Oh, di nuovo... Cosa le servo? Niente di forte. Preferisco reggermi sulle mie gambe. Ecco un tempio Asari. I drink Asari non sono forti? Non tutti. Prima il signor Khan ha ordinato un giro di gelatin.
Sempre Asari, ma più forti di un Krogan. Sono di sopra, comandante, accanto alla grata del condotto. C'è un problema. Puoi raggiungermi? Buonasera, agente. Signora. Ok, bene, tutto come previsto. C'è un allarme sulla grata. Dobbiamo neutralizzarlo. Usa questo. È un visore di risonanza. Permette di visualizzare griglie e cavi di sicurezza. Bene, segui i cavi fino a una centralina. La disattivo e addio allarme. Sì, incrociamo le dita. Il visore funziona. Bene, segui il cavo blu. Sembra scontato, ma non conviene violare una telecamera mentre si è osservati. Vedo una centralina nella parete, ma c'è una telecamera che la sorveglia. Shepard, trasmetto un bypass al tuo factotum. Ingannerà la telecamera, ma si autocancellerà dopo pochi secondi. D'accordo. Qui ho finito. Bene, ho aperto la grata e si va. Non farti scoprire, potrei metterci un po'. Si sta divertendo? I giovani festeggiano, io bevo. Per me solo Wrinkle con ghiaccio. Quella roba può mandarla all'altro mondo. In questo perdo un mucchio di soldi e questo mi aiuta a dimenticarlo. Ha bisogno che le paghi una corsa fino a casa? Oh, si figuri. Ha presente quegli impianti dell'Elio 3 che vengono continuamente spazzati via? Ne ho visti un paio. Ecco, le basti sapere che erano quasi tutti miei. Stasera i drink sono in omaggio, signore. Comandante Shepard. Shaira, quanto tempo. Abbiamo due diverse concezioni del tempo, comandante. Senza dubbio, negli ultimi anni ho avuto una vita intensa. Lo so. Hai qualche consiglio da darmi? Vinci. Mi scusi, ho visto qualcuno consumare droga nel bagno delle signore. Capisco. Sa dirmi di che sostanza si trattava? Sabbia rossa. Centrale, abbiamo un consumatore di sabbia rossa nei bagni. Hanno cercato di parare bioticamente. Ancora da verificare. Intervengo subito, inviate rinforzi. Ci pensiamo noi, signora. Grazie per l'aiuto. Trascorra una piacevole serata. Puoi passare, Brooks. Grazie, comandante. Ora cerco di arrivare al rifugio. Io torno fra la folla. Vai tranquilla, cane nostro. Riepilogando, domani si inizia con la fondazione Aiuta un Sogno, poi donatori di sangue, campo profughi e ospedale. Una bella tabella di marcia. Ci provo. La signora Rios si sente in dovere di aiutare i meno fortunati. Capisco. Allora, si sta godendo la festa? Quale festa? Attenzione, scommesse chiuse! Vai, morso di tigre, fatti valere! Conti molto su di lui? È il mio cucciolo, l'ho cresciuto io.
Ho avuto il fiuto di avviarlo alle corse. Batte in velocità chi non può divorare e divora chi non può battere in velocità. A quanto lo danno? Ci pagherò gli studi di mio figlio. Amo la roulette. Ogni istante è più eccitante del successivo. Forse voleva dire meno eccitante. Oh, sempre a guardare i dettagli. Che noia. Anche i diamanti hanno difetti, ma questo non li rende meno preziosi. Lei dove ha studiato, signorina? Online. Ci sono dei corsi che ti insegnano a essere responsabile, passo dopo passo. Dimmi tutto, Brooks. Vedo una piastra a pressione e un rilevatore volumetrico. Non posso disattivarli da qui. Ok, Ida, siamo nelle tue mani. Non muoverti, Brooks. Troveremo delle centraline da cui disattivare i sensori. Ok. Segui il cavo rosso. C'è una centralina ai tavoli delle roulette, con due guardie nei paraggi. Trovare una soluzione, giusto? Qui sto perdendo sensibilità alle gambe. Tieni duro, lascia fare a me. Di sopra ho notato un borseggiatore in azione. Un momento, signora. Contatto l'ufficio di sorveglianza, così potrei indicarmelo. Problema risolto. Controllo il rilevatore volumetrico. Bene, tutto a posto. Segui il cavo rosso. Ho trovato una centralina con guardia e telecamera. Io resto le qui. Porto gli omaggi della a cercare di non starnutire. Mi ha chiesto di fissarle un appuntamento. Gratuito. Molto gentile, signora. Sono alla grata del magazzino. È il momento della verità. Stai attenta, Brooks. Brooks? Porca. Ehi, comandante. Cosa? Che è successo? Laser infrarossi collegato a un allarme silenzioso. Non me ne ero accorta. Shepard, contatto la guardia allertata per simulare un falso allarme. Ma devi trattenerla prima che raggiunga Brooks. Ehi! Si calmi, qui sto facendo tre cose contemporaneamente. Burrows? Signore, abbiamo controllato l'allarme del magazzino. Niente, un banale incidente. Scopri chi l'ha attivato. Lo voglio nel mio ufficio entro fine turno. Allora, che le serviva? Mi scusi, è un agente di sicurezza. L'avevo scambiata per un mio conoscente. Stessa giacca. Ma che... Buona serata. Puoi passare, Brooks. Grazie, comandante. Ora cerco di arrivare al rifugio. Buonasera, agente. Signora. Hai mai provato ad inseguire un'ambulanza con una... Come va qui? Non sto più nella pelle. Ma funzionano nel vuoto cosmico? A Capodanno hanno funzionato. Non so come, ma è stato pazzesco. Comandante, beva qualcosa. Mi pareva che tu avessi deciso di lasciare la cittadella. L'ho fatto. Per sfuggire al fango di alcuni cosiddetti giornalisti. Mi ero ritirata in una piccola colonia nella nebulosa di Silian. Perché sei tornata? Perché qui conoscevo persone che non potevo abbandonare. E perché non si fugge dal cuore della galassia nel momento del bisogno. Non a causa di un pugno di farabutti armati di telecamera.
Il suo interesse mi lusinga, comandante. Ha qualcosa in mente? Mi sono sempre chiesta come si fa a diventare consorti. Sforzandosi di capire la mente del prossimo, di mostrare un'infinita compassione, di impegnarsi con un pizzico di fermezza e pazienza in più rispetto a quanto farebbe chiunque non sia una consorte. Ora mi scusi, ma ho un potenziale cliente da intrattenere.